Che si fa qui? Aspetta, vediamo un po' come mi dai. Vai, funziona. Vai. No. Allora, facciamo così. Allora, cari amici, la cosa che volevo dirvi era molto semplice e mi volevo avvalere di alcuni libri, di alcuni testi che sono stati scritti parecchio tempo fa. Fallo staccare, si sente meglio. E nei quali appunto veniva descritto il progetto. Quando noi parliamo di transgender, noi parliamo, e mi fa piacere che c'è qualcuno che mi ha anticipato, che certe cose le ha dette prima di me, per cui mi toglie dall'obbligo di spiegare di cosa si tratta. Quindi quello che a me resta di dire è che noi viviamo abitualmente, più o meno massificati, viviamo al presente. Tutto quello che avviene lo percepiamo, se riusciamo a percepirlo, esclusivamente come qualcosa che avviene al presente. Per quanto riguarda l'operazione, che noi appunto chiamiamo operazione del gender, noi al 90% percepiamo solo quello che ci viene trasmesso dalla televisione in relazione al dibattito sui matrimoni omosessuali e quant'altro. Nella realtà il problema, quel problema che ha acceso l'attenzione di molte persone, è sostanzialmente marginale, anzi diciamo che totalmente marginale. Perché l'operazione è un'altra, e l'operazione è stata concepita in maniera molto chiara, tanto che è stata descritta in un libro che chi lo vuol vedere, che c'è in internet, questo libro vede il nostro commento, perché l'ho commentato più di una volta, questo testo, che è del 1966, dove dice nel 66, e questo è stato pubblicato in Italia da Bompiani del 1968, dove ci dice esattamente che cosa è stato programmato all'epoca, no? Per il controllo della società mondiale, da gruppi di potere che sono qui ampiamente descritti. Questo libro è del 1966, questo libro è stato pubblicato negli Stati Uniti, lo ripeto, nel 1966, non vi leggo alcune pagine che vi volevo leggere perché sono stato anticipato tra l'altro da chi mi ha parlato prima di me, chi vuol capire in che situazione ci troviamo deve leggere questo. Il titolo è Rapporto segreto da Iron Mountain sulla possibilità e desiderabilità della pace. Questo è un classico gruppo di potere, di cui ci sono anche i nomi, che hanno stabilito che sostanzialmente la stabilizzazione della società avviene tramite la guerra. Quindi la pace è desiderabile, deduce il gruppo di studio. No, non è desiderabile, perché ciò che è desiderabile è il controllo della società, non solo della popolazione, ma della società e dei sistemi attraverso la guerra. Alternativamente che cosa c'è? C'è scritto qui, capito? Magari questa frasetta ve la voglio proprio leggere, che questa qui che non è ci del Mileschi, è quindi del 1966. La prospettiva che il rapporto traccia, perché poi il bello di questo rapporto è c'è una intermittenza tra analisi di chi lo denuncia e lo descrive e il rapporto stesso e i personaggi del rapporto stesso e quanto ne hanno scritto oltretutto i giornali dell'epoca, perché all'epoca i giornali più importanti, soprattutto negli Stati Uniti d'America, hanno descritto questa cosa. Ricordatevi che il gruppo di Iron Mountain prevede e preannuncia il Bilderberg, perché il Bilderberg viene dopo, ma siccome noi conosciamo Iron Mountain sappiamo perfettamente che il progetto è lo stesso.
Allora io leggo veramente 10 righe perché sono importantissime. Si trova su internet, ovviamente non si trova in italiano, che strano, però si trova in spagnolo, quindi c'è in inglese e in spagnolo, e lo spagnolo è facilmente leggibile, ma bisogna che le persone si rendano conto di questo fatto, si rendano conto che noi non viviamo oggi in una società spontanea, viviamo esattamente nel contrario, in una società programmata, fino al punto da programmarti la sessualità. Tutto quello che avviene oggi è sistematica. È la cosa strana, la cosa veramente incredibile, è come questa gente si allinea e si obbedisce a questi progetti e a questi programmi. Questa è la cosa più grave. Questa gente intende dire i governanti, tutte le organizzazioni di potere, tutti i sistemi apparentemente proiettati per il benessere della società. È esattamente il contrario. Ma se non si capiscono queste cose, non si capisce nemmeno perché è stata approvata una legge, ad esempio, faccio una traslazione, ma è la stessa cosa. Io ho partecipato molte volte nel momento più caldo della discussione sulla espiantabilità degli organi, no? Non era mai possibile arrivare al dunque della questione, perché c'era qualcuno che si alzava e diceva: sono tanto malato, cioè ho anch'io il diritto a vivere. No, allora, dopodiché finiva il discorso, ma dietro al trapianto degli organi c'è solo l'economicità, perché io l'ho documentato in molti video che gli amici possono vedere sui nostri due blog, su Alba Mediterranea e Accademia della Libertà. Tutta questa storia dei trapianti è nata solo dopo una sentenza degli Stati Uniti, che si è dilatata in tutto il mondo, secondo cui il corpo umano non è vendibile. Quindi la materia prima del trapianto è gratuita. Questa è la logica di tutto quello che ha tirato fuori sui trapianti. Solo quello, e tutte le sceneggiate che ci fanno in mente, compreso questa cosa qui, compreso il transgender, tutte le operazioni, le marce degli omosessuali, tutte queste sceneggiate, sono state tutte programmate, c'è scritto qui, chi legge queste cose lo capisce, c'è un altro libro, ecco, quest'altro, scritto da Vincenzo Mungo, Il mondo in gabbia, gli aspetti totalitari della globalizzazione. Ne ho tanti altri, volevo far vedere questo perché stranamente anche qui ci sono due pagine in cui viene descritto in maniera molto chiara come i media del mondo abbiano una contraddizione interna, per cui laddove certe cose non vanno bene ai loro signori e i media le condannano, dove le altre invece sono coerenti con la globalizzazione, con la perdita di identità, la sterilizzazione, esattamente, c'è scritto, con la perdita di identità, perché la perdita delle nazioni anticipa la perdita dell'identità individuale. E come fai a perdere l'identità individuale se non vendi le transgender, se non imponi l'ideologia della mancanza sostanziale dell'identità? La mancanza, la prima forma di identità, porco Giuda, che cos'è? Non è il sesso, per Dio. Che cosa c'è prima? È quello che vogliono. Vogliono una massa gelatinosa di atomi. Questo loro vogliono. Qui c'è un altro libro molto bello, L'era del postmoderno. Scusate, L'era del postumano. Molto bello, edito dal grossi pensatori che dicono le stesse cose, ho trovato questi libri per questo, Circolo Proudhon, pubblicato dal Circolo Proudhon. Allora concludo con questa frase che è molto bella. Allora, la prospettiva che il rapporto traccia è veramente orwelliana. Orwelliana, è più chiaro del concetto, cioè orwelliana. Include minacce pianificate ma credibili di un nemico. Allora, la minacce pianificate e credibili di un nemico. Cos'è l'ISIS? Eccolo qui, pronto, preciso. Un'invenzione, l'ISIS è un'invenzione che poi sia stata creata dalla CIA,
per fare certe cose, per spaventare il mondo sui cattivi islamici, eccola qui. Quindi, invenzione programmata a suo tempo, come qui nel 1800, nel 1960 già avevano programmato qualcosa. Un programma di ricerche spaziali, attenzione, volutamente dispendioso, è vero. Questo l'ha scritto nel 1960. Noi abbiamo dei programmi di ricerche spaziali volutamente dispendiosi. Quando noi diciamo sono migliaia, milioni, sono 800 di... milioni di persone all'anno che muoiono, ecco, di fame. Allora dicono, allora, chiunque che abbia meno di coscienza se ne rende conto. Dice, ma cosa fanno? Queste spese enormi, no? Per andare in giro per il mondo, l'invenzione della discesa dell'allunaggio, l'invenzione della discesa non ci crede più nessuno. Hai capito? Eccolo qui, deve essere dispendioso, se no non controlli la popolazione. Perché basterebbe smettere di fare la ricerca per un anno, la ricerca spaziale per un anno, per dar da mangiare a tutta l'umanità, per non dire tutte le altre cose che sappiamo perfettamente. Poco. E non soggetto alle fluttuazioni del libero scambio, perché è chiaro che non è soggetto alle fluttuazioni del libero scambio, il programma spaziale. Chi è che va a dire, no, guarda che quella navicella te la faccio io, ma costa di meno. Nessuno ti ha mai detto, no, va bene una navicella, che costruiamo. E deliberatamente improduttivo, deliberatamente improduttivo, meno qualche ricaduta, no? Di certe cose conosciamo che diventano di uso corrente. Programmi di inquinamento delle acque. Oh. Io lo so. 1960. Noi viviamo tutti inquinati, quelli che obbediscono di più sono quelli, no? Della terra dei fuochi. Perché non ha mai fatto nessuno contro la terra dei fuochi? A tutt'oggi stanno a esaltare quella figura dell'unica persona che ha fatto qualcosa per lei e che c'è morto. Ma l'hanno a parole. Perché avete mai visto qualcuno che vada a spegnere quei fuochi? Non esiste, perché c'è l'ordine internazionale. Delle acque e dell'aria. Procreazione controllata dal calcolatore. Ma che te deve dire più? Procreazione controllata dal calcolatore. Huxley ha precorso molto. Asimov ha precorso molto. Capito? Ecco la procreazione. La reintroduzione degli schiavi e infine la possibilità dell'omicidio rituale. Io con questo chiudo, perché noi gli omicidi rituali li vediamo, ce li abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Io vorrei ai suicidi degli imprenditori. Io vorrei che qualcuno mi dicesse che fine fanno quei circa, quanti sono i bambini che scompaiono in Italia ogni anno? 4.000. Vorrei che ci fosse qualcuno di questi programmi molto seguiti alla televisione, sugli omicidi, su tutte queste cose, che incominciasse a prendere in considerazione che in Italia ogni anno scompaiono 4.000 bambini. Oh, dove vanno? Dove vanno questi 4.000 bambini, a parte gli aborti e tutto il resto? Mi volete dire dove vanno? Mi volete dire se per caso la polizia, i carabinieri o qualcuno li vanno a cercare? Siamo pazzi noi, o siamo pazzi noi, o sono degli assassini maledetti loro. Qui non c'è via di campo. Tertium non dato. Grazie di avermi ascoltato. Ok, vi ringrazio per tutti i dati. Non stanno arrivando.